il Movimento 5 Stelle aderisce alla manifestazione di sabato 25 gennaio ad Agrigento contro l'isolamento viario e infrastrutturale della provincia agrigentina. Ascoltiamo in proposito il deputato nazionale Michele Sodano. Importante mantenere altissima attenzione sulla viabilità siciliana. E per questo motivo io condivido largamente la manifestazione di giorno 25, però che non diventi un episodio per strumentalizzare le infrastrutture. Secondo me occorre fare prima di tutto una cronostoria delle infrastrutture della provincia di Agrigento. Quando sono partite, 30 anni fa, chi governava, quando si sono fermate, chi governava, perché tutto si può fare oggi tranne che dare una colpa a questo ultimo governo, perché noi abbiamo sbloccato interi cantieri, abbiamo dato centinaia di milioni di euro, non si era mai visti ad Agrigento tanti ministri delle infrastrutture venire qui. Cosa voglio dire? L'epoca degli sprechi la conosciamo, è quella del Mose e quella del cemento depotenziato per i nostri ponti che sono crollati. Adesso finalmente c'è una classe politica che ci tiene a queste infrastrutture, quindi chiedo grande supporto ai cittadini e responsabilità dei politici che hanno già governato di non strumentalizzare le infrastrutture, perché questa terra non si merita ulteriori menzogne, ma se è possibile lavoriamo tutti insieme per fare diventare questo posto una città normale, una provincia e una regione normale.